Sarà Pescara Gas, grazie ad un accordo con il comune, a riportare alla vita l'edificio ex Omni di Via del Circuito, un manufatto storico di architettura razionalista sottoposto a vincolo da parte della soprintendenza, già sede della Polizia Municipale fino ai primi anni del 2000, quando problemi di staticità del palazzo ne hanno decretato la chiusura. Dopo tanti soldi spesi e troppo tempo passato, si tenta di sottrarre l'ex Omni al degrado, rilanciando l'edificio come sede di Pescara Gas, che ha curato il progetto esecutivo di ultimazione dei lavori di restauro, e del Centro Operativo di Protezione Civile del Comune di Pescara. Dal 2002 ad oggi è, diciamo, uno stato di abbandono e tanti lavori. Il Comune ci ha già investito 1,5 milioni su questo, lavori che si vedono nella parte esterna della struttura. Servono ancora però 1,2 milioni euro per completare la palazzina, e l'abbiamo fatto grazie a questo accordo che è passato in Consiglio Comunale mercoledì con Pescara Energia. Pescara Energia troverà qui la propria sede nel piano rialzato. Le restanti parti di questa palazzina saranno utilizzate invece come sede del COC, cioè del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, e magari per le associazioni stesse della Protezione Civile. Il recupero funzionale statico dell'ex Omni è stato un lavoro lungo e complesso, come spiega il progettista e direttore dei lavori, l'architetto Carlo Luffrano. Questo è un edificio storico ed è un edificio vincolato al patrimonio dei beni culturali, per cui ha avuto anche la condivisione della soprintendenza per gli interventi che sono stati eseguiti. Abbiamo fatto sostanzialmente la ricostruzione di un intero impalcato del primo livello, e attraverso una attenta progettazione degli spazi in senso verticale siamo riusciti a recuperare un piano interrato che prima era fondamentalmente un magazzino di mezzi sequestrati, ma assolutamente inaccessibile. In più abbiamo eseguito un miglioramento sismico e realizzato tutta la parte impianti che concluderemo con questo ultimo appalto, e le finiture congruenti con quelle dell'epoca che faremo appunto anche in quest'ultima fase.